Il Monfredonia porta da Castellaneta il secondo successo in campionato dopo il roboante esordio casalingo per 6-1 contro il Borgorosso, 2-3 con tanta sofferenza soprattutto nel secondo tempo. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, al quinto del primo tempo sul calcio di punizione segnato da Gonai, sale il capitano del Manfredonia in cattedra, Capitan Trotta, che inventa l'1-1 al dodicesimo del primo tempo e poi si procura e segna due calci di rigore, uno al 37esimo. E l'altro nel recupero del primo tempo, portando sul parziale di 3-1. Nella ripresa il Manfredonia cala vistosamente e l'ex Albano sigla il 2-3 sul calcio d'angolo al quinto della ripresa. Poi c'è il pressing locale con un gol annullato per fuorigioco e il palo preso da Gonai sul finire di gara. Un Manfredonia in ritardo di condizioni a centrocampo, molto lento e prevedibile, e una fase difensiva da rivedere. Il campionato di promozione è cosa diversa rispetto a quello del campionato di prima categoria dello scorso anno. Un Manfredonia che domenica prossima ospiterà il Bitritto, squadra che punta anche alla vittoria finale di questo campionato di promozione pugliese.